Bacchettiamo il sindaco. Come si fa a dire sindaco di Curcuris? Troppe C. Ma non è che ti chiami Giorgio? Infatti è abbastanza un nome abbastanza comune. L'hai visto che stava per mettere il dito nella torta? Deve aspettare un attimino. Brava sindaco, insomma, abbiate pazienza. La curiosità. Guardate che voi non avete visto prima, il dito ce l'avevo messa anch'io. Allora, il sindaco mi porta nuovamente da te, perché questa volta c'è un dolce. Io e lui siamo particolarmente golosi. Un dolce con ricotta. Base di ricotta. Ricotta e le pesche sciroppate. Quindi ricotta e pesche, questo fondamentalmente sono i gusti. Ha un nome? No, però potrebbe esserci un dolce pasqualino per la Pasqua. Però più veloce. Più veloce, formaggi. Infatti questo ci vuole pochissimo. Sì, questo per prepararlo, vero? Velocissimo. Parliamo infatti di com'è la preparazione, raccontaci. Allora, prendiamo la ricotta. Qual è meglio, la ricotta vaccino o la ricotta pecorino? La ricotta, da quale là? Piace. Dipende da se uno la vuole più leggera, più gustosa. Sì. Però vanno bene entrambe. Tutte e due sono buonissime. Quindi ricotta, le pesche sciroppate e questo latte condensato. Latte condensato. Concentrato, già zuccherato. Latte condensato, concentrato, già zuccherato. Sì. E come fai? Tagliuzzi bene le pesche? Sì, ah, poi questa è la gelatina tipica, la cola sopra. Di pesce, esatto, quello poi perché rimanga tutto ben compatto e il dolce. E un bicchiere d'acqua. Allora, vediamo un po' la preparazione. Allora, prendiamo la ricotta, tagliamo le pesche ai pezzettini, mettiamo al molo la cola nel bicchiere dell'acqua, lasciamo sciogliere. Deve essere fredda l'acqua o tiepida? L'acqua fredda per 10 minuti come la ricetta. Poi aggiungiamo anche il latte condensato dentro la ricotta. Quindi mischiamo la ricotta con i pezzettini con il latte condensato e i pezzettini di pesca. E poi aggiungiamo dentro anche la cola sciolta. Ah, dentro? Io pensavo sopra. No, tutto dentro. Ah, visto i segreti che stiamo rubando. Quindi praticamente 15 minuti al frigo, finito. Pronto. Poi tu con una forma gli hai dato questa bella forma di conchiglia, con la decorazione tutto intorno delle pesche, quindi adesso anche graziosissima da presentare i nostri ospiti, o voi qui in ristorante ovviamente, ed è in effetti molto veloce, perché poi è facile trovare dove vogliamo la gelatina. La ricotta in Sardegna la troviamo ovunque, le pesche sciroppate ci durano anche tanto nelle nostre dispense, quindi possiamo decidere quando farlo. Ugualmente il latte condensato è tutto facilmente reperibile, è velocissimo. In realtà quanto ci hai impiegato tu a prepararlo? 15 minuti, figuriamoci, quindi è una cosa veloce per tutti voi che avete fretta, che avete tanta fretta. Qui a Curcuris troviamo tanti di quei consigli per poter mangiare bene senza faticare troppo. Se invece volete dei piatti un pochino più elaborati, non ne avete voglia? Non avete tempo? Ci pensa lei, non c'è problema, ci pensa lei. È arrivata dall'Ucraina apposta per farci ingrassare. E lei però è magra, ma tu che mangi? Tu cucini per gli altri, ma poi mangi? Mi viene da ridere, c'era una signora che diceva: io mangio tutto, ma non tutti i giorni. Io mangio tutto, ma non tutti i giorni. Io non mangio tutto, ma mangio più volte al giorno, ecco, questo è il problema, soprattutto se sono dolci, soprattutto i dolci. E adesso però dobbiamo arrivare alla parte del russo, giusto? Però, scusami, chiamala un pochino, che ogni volta c'è... Guarda, che scappa, è scappata, non riusciamo, eccola, scappata, niente. Niente, vi giocate a nascondino voi. Sì. Allora, torniamo a noi. Tanto prima o poi andiamo a prenderla e la intervistiamo, così impara. Partiamo da l'ingrediente principale, che è la ricotta. Tvorak. Le pesche? Persiche. Però sono pesche sciroppate. Sì. Perché non è stagione. Se è stagione puoi prendere. Ah, si potrebbe anche usare la... Hai visto? Si potrebbe anche fare con le pesche fresche piuttosto che quelle sciroppate. E dimmi in russo com'è pesca fresca, pesca sciroppata? Conservirano i persic e svegi i persic. Virgi. Svegi. Svir. Ma che ci vuole?
facile. Che volete che sia? Zvushone malako. Ripeti il latte condensato? Zvushone malako. No, aspetta, però era latte condensato, concentrato, già zuccherato. Giusto. Prova di melo russo. Zvushone malako. Io ci ho impiegato 20 minuti a dirlo, tu ci hai impiegato un secondo. Perché da noi lo sanno tutti questo, che lo usiamo dappertutto. Quindi vuol dire che noi invece siamo ignoranti, dobbiamo spiegarlo ogni volta. Non lo sanno. Non no, lo scherziamo, sanno. Ovviamente scherziamo. Arriviamo alla... Vada. L'acqua è vada. 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 Gelatin. Ah, gelatin. Questo è facile, gelatin è facile. E se io voglio dire dolce alla ricotta? Sladosti stvoroga. Allora, col dolce alla ricotta siamo, salutiamo tutti in russo. До свидания всем. До свидания. До следующей встречи. Non so cosa ha detto, ma sono sicura che è una brava persona e dice sempre cose buone.